tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube. Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. Il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sta già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un'astronave, lo so, casa mia o casa tua, che differenza c'è? Non c'è, ma quale casa mia? Ma quale casa tua? La mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane mai pace, ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere. Casa mia, casa tua, che differenza c'è? Ogni casa è diversa dagli altri, perché la casa rappresenta la persona che ci vive, la famiglia, certo, che ci vive. Certo. È per questo che io ero terrorizzato da quella serie televisiva che andava una decina d'anni fa. Com'è che era? Cambio moglie o cambio casa? Sì. C'era anche Cambio moglie. Che flash. Che ma era la stessa lì. Cosa. Sì, che tu praticamente andavi a casa, cioè, di un tu altro. Andavi a vivere a casa di un'altra famiglia, sì, o viceversa. Io cambio ero moglie. Terrorizzato. Se mi succede questo, sì, mi ammazzo. Sì, 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 ma non ho dubbi, Linus. Non ho dubbi. Dopo, era bello, però. Prende, ma era bello per quello. Era morboso. Marito moglie, i mariti si scambiano. Quindi sì, ti ritrovi ad avere la moglie dell'altro per una settimana. Ecco, quello lì è un che po' già sarebbe un problema, ma non è detto. Magari puoi anche andare incontro a qualcosa di meglio. E io che vado a vivere a casa di un altro, cioè un altro che viene a casa mia lo posso sopportare, certo, beh, ovvio. Ma io che vado a fare la cacca nel bagno, no, di una famiglia sconosciuta, ma poi non ti trovi più tutte ma le me tue la tengo cose per due settimane, ma me lo immagino, ma già non so se tu la faccia o meno, non mi pare impossibile. Quindi tu... caro Gali, si vede che non hai visto quel programma, o forse sì, eri bambino e non ti faceva ma direi effetto. Proprio di no, la seconda direi proprio che no. Guarda, prima di cominciare volevo sapere com'è il tuo VO2 Max.
Discreto, però è il mio grosso limite. Perché, scusatevi, ma c'è sempre questa cosa che Linus fa DJ Training Center e io lo sento a casa con delle bamboline di pezza. In cui... Guarda, e Nico, quindi... si tratta di tenere duro ancora qualche mese, un annetto. Sì, poi sì. Dopo te lo lascio in eredità. No, ieri ho scoperto una cosa che non sapevo, cioè questo VO2 Max. Sì, è la nostra capacità aerobica, che praticamente definisce la nostra cilindrata. Tu puoi allenarti quanto vuoi. Ma da quel punto di vista non è che può cambiare. Il motore quello è. Tu affinando tutte le componenti migliori un pochino, ma il motore quello è. Io ho una Panda 30 qua dentro. Sì, anch'io. Neanche 45. Sì, totalmente. Magari fosse 4x4, cross, ibrida, no. Panda 30, quelle vecchie rosse. Certo, il problema è che ogni tanto tu, poi dopo parliamo d'altro, ogni tanto tu decidi di fare sport con un amico che si sembra uguale a te, anzi che tiene quella sua macchina in garage impolverata, sì, quando ci vai scopri che a lui ha la Porsche. È per quello che finiscono le amicizie. Porca miseria, quando ragazzi. Ti accorgi che uno alla fine... Botticelli bisognerebbe ammazzarlo. Me lo ricordo dire. Botticelli quando Botticelli, dipingevo. Proprio lui, sì. Sigla, buongiorno! DJ, chiama Italia. Grazie alla radiofrequenza, quei belli imbusti di Linus e di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina d'Amalfi. Oh yes. E non ti passa la voglia mai di ascoltare DJ Chiama Italia. La trasmissione DJ Chiama Italia. Vedi, se io avessi avuto un motore con una cilindrata maggiore, adesso avrei sopportato meglio le fatiche di questo fine settimana. È colpa del VO2 Max. Permettimi di fare un saluto prima di cominciare, perché c'è una categoria molto importante alla quale teniamo tantissimo. Sono serio. Un saluto a tutti quelli che sono ancora in coda perché hanno avuto una brillante idea, tipo andiamo al lago o andiamo al mare. Ieri mattina o ieri pomeriggio, perché la giornata era così bella che tu non la potevi sprecare stando a casa, ovviamente. Guarda. Però forse hanno dimenticato che queste strade che portano in questi luoghi meravigliosi sono dei giganteschi trappoloni per automobilisti. Ti dirò, anche quelli che sono rimasti in città, li ho visti ancora stamattina, sono ancora in coda in gelateria. sono lì, tutti in coda in gelateria. Sì. Però tranquilli, fra qualche giorno torna la primavera, tornano temperature già più consone. Oggi non è come ieri. Ma ieri mattina era meraviglioso, incredibile. Sì, pazzesco, devo dire. La giornata perfetta, apparentemente. Poi dipende da quello che uno ha fatto. Cosa hai fatto? Sei andato in bici ieri mattina? Sì, dalle 7:30 a mezzogiorno e mezzo, fai te. Io sono andato un po' nell'oltrepò. Oh, che bello! Non tanto, C'era una canzone che invito Matteo a cercare, naturalmente adesso, abbastanza discutibile, che faceva così. Una gita sul po. Po 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 po. Chi era questo capolavoro? Roba di Festival di Sanremo di fine anni 70. Devo dire la verità, non me ne voglia l'autore. Anni un po' bui. Una gita sul po. Vabbè, comunque ho fatto una gita sul po', e anzi una gita inoltre po' in bicicletta, molto bello, anche se gli strumenti tecnologici adesso ti offrono la possibilità di non avere più bisogno di una guida. A traccia. Sì. La famosa traccia. Scarico una traccia, e vado con quella. Il problema è che quando scarichi la traccia non consideri il fatto che a un certo punto, proprio nel punto peggiore, non c'è più campo. Niente. Ragazzi. E come fai, sbagli. No, è così. Qui, un attimo, si deve caricare la traccia. Quindi questa scena l'ho vissuta almeno mezz'ora. Comunque, sabato mattina e domenica mattina in bicicletta. Sabato pomeriggio e domenica pomeriggio, topo d'archivio. Topo d'archivio, non a letto. No. E poi mi arrivi stanco. No, vabbè, ho riposato un pochino. Dopodiché ho messo in ordine tutto lo scibile riguardante i mezzi a motore di proprietà della famiglia di Molfetta, che è arrivato il sultano. No, non c'ho niente. C'ho la mia macchina, la macchina di mia moglie. David Letterman. Non è David Letterman, era Jay Lee. David Letterman per dire un nome un po' più largo. No, io ho la mia macchina e la macchina di mia moglie.
Poi c'è la macchina aziendale, ma di quella non mi devo occupare perché tanto comunque c'è certo. qualcun altro che ci pensa. I figli non hanno più neanche le macchine, perché nel frattempo, essendo andati via, certo. basta, non ce li hanno più. Ma poi c'è però questa cosa dei giovani che non li vogliono. Sì, in però città. Comunque rimangono le vespe, sì. rimangono i ciclomotori, rimangono quelle. Ma tu non hai idea di quanta roba ho buttato via io? Lì proprio in discarica? Beh, i mezzi a motore? No, i documenti. Documenti beh, perché certo. di ogni mezzo a motore tu devi avere l'assicurazione, il bollo, il certificato di proprietà, che ricordiamo adesso non viene più consegnato insieme con la macchina, ma viene inviato e tu te lo devi scaricare, non ce l'hai e devi stamparlo, perché poi se andrai a venderla quella macchina come fai senza certificato? Vedi che la faccia ti comincia a cambiare. Tutte le cose che sta dicendo, sai, non ne ho una di tutte bravo, queste cose. Bravo, perché ieri il mio assicuratore mi ha fatto la domanda del secolo: mi fai avere per cortesia il libretto della tua macchina, di quella di tua moglie e della vecchia 500? Quella della vecchia 500 non c'è. Eppure io sapevo che c'era. E quindi, vabbè, niente. Chi è? Una gita sul po'. Meglio questo. Parliamo di questo. Che... Una gita sul po'. Chi è l'artista? Gerardo Carmine Gargiulo. Gerardo Carmine Gargiulo, me lo ricordo almeno il nome. Una gita sul po'. Ma dove? Ma dove? Una gita sul po'. Dove? È lungo e largo. Nell'oltrepò. Quindi non proprio sul po'. Sono passato in macchina sul ponte della Becca. Ah! Che è quel ponte di ferro bellissimo, strettissimo. C'era il Becca, cioè Evaristo Beccalossi, no? Perché lui che sta fumava. È bresciano, no? Lì siamo okay. dalle parti di Pavia. Va bene, mentre noi ci divertivamo con come possiamo, certo. come potevamo, in California, a Coachella, si svolgeva il primo weekend di concerti. Che mi piace molto questa cosa, che quello che c'è questo weekend, che c'è stato questo weekend, si ripeterà nel weekend successivo, quindi no? Venerdì, sabato e domenica. Pernottano lì per una settimana. Beh, chi lo da lì sa. A Los Angeles non è che sia così lontano. Certo. Credo certo. che molti possano anche tornare a casa. Tra i momenti che hanno avuto più successo, c'è stato il duetto con due canzoni di Billie Eilish e di Lana Del Rey. Diciamo lo stesso modo di cantare, però uno più dark e l'altro più cool. Senti che bella. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play your video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than built for two.
to tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. Only worth living if somebody is loving you. A me piace molto l'entusiasmo col quale canta Lana Del Rey, e lo dico un po' scherzando e un po' sul serio, perché poi in realtà le canzoni mi piacciono molto. Lei fa un no? favore al popolo quando canta. Sì. Davvero? Ma sì. Perché dici così? È perché lei non appartiene al popolo. È come me. Ricordiamo che Lana Del Rey è quella che lo scorso anno a Glastonbury, che è il Coachella inglese, sì, doveva cantare per ultima dalle 11:30 a mezzanotte, ma si stava facendo i capelli e quindi è arrivata alle 11:45 e a mezzanotte l'hanno mandata via comunque, sì, perché gli inglesi sono piuttosto tassativi. Un po' come in un equivalente italiano, Cristiano Malgioglio con Elettra Lamborghini, che no, lei deve andare a fare un'altra serata all'aereo privato, e lui ha detto: amore, no, mi esibisco prima. Beh, io Elettra Lamborghini è un po' la Lana Del Rey italiana, mi aiutate a capire questo, a capire insomma, no, ormai sono 15 anni che è in giro Lana Del Rey, cioè che, qual è il percepito? Che lei è amatissima sui social, persona estremamente cool, diciamo l'icona più pop. Diciamo che quello che a lei momento di forte è la coolness. Sì. Poi non l'ho mai vista dal vivo, quindi non sono in grado di confermare dal punto di vista fisico, però è molto cool. Mi ricordo di un'intervista fatta a Daria Bignardi, che l'aveva avuta ospite, e lei si disse quasi innamorata di questo carisma che dall'Ana Del Rey emanava. Lo diceva Daria, quello. Però a me colpisce molto il modo così come se non avesse più niente da chiedere dalla vita. Ieri pomeriggio sono uscito con Ilde col cane, ho fatto una passeggiata, erano le 3:30-4, faceva anche un caldo della Madonna, per cui il cane non vedeva l'ora di tornare. E cosa c'entra Lana Del Rey? Non è cagna Del Rey? Perché a un certo punto devi sapere che i cani non socializzano con tutti gli altri cani. Ci sono specie che vanno d'accordo fra di loro e specie anche di meno, e poi a volte c'è anche una simpatia. Assolutamente. Però se c'è una sicurezza, almeno per me che è un Labrador, è che se incontro un altro Labrador o un Golden Retriever è amore a prima vista, anche se non si sono mai frequentati. Beh, sto passeggiando da una parte della strada dietro casa mia, dall'altra parte, praticamente in contemporanea, arriva uno con un Golden Retriever e io mi fermo, perché ovviamente Hilde si ferma e comincia a guardarlo perché vuole attraversare per andare dall'altra parte. Quest'altro si ferma perché il cane lo obbliga a fermarsi e vuole venire dalla mia parte, ma lui era l'Ano Del Rey. Cioè, in che senso? Ci assomigliava? Io non lo so, spero che fosse un momento difficile della sua giornata. Spero che questa cosa gli sia passata, spero che non stesse bene momentaneamente, perché secondo me, dopo che ci siamo, diciamo, separati, io ho attraversato la strada, i due cani hanno familiarizzato appena appena, ma lui, l'Ano Del Rey, non ha mai parlato. Ma cosa vuol dire? Sembrava Lana Del Rey con quell'aria di uno che le drea murì, come dicono. Sì, c'è un po'. Non ha detto una parola. Il cane. Il cane sì, ma lui no. No, parlo del padrone. Il padrone, il cane. Non il cane adesso. Sai che mi sembrava di sognare, non capivo. Non devi più andare in bicicletta la troppo domenica. Io non so come tu faccia, io sono morto. Il padrone è il cane. Il padrone è il cane. Un ragazzo giovane anche, ma non ha fiattato per tutto il tempo. Camminava con una velocità che neanche non voleva parlarti. Ma a me non me ne frega un cazzo se non vuoi parlarmi, basta che si parlino i cani fra di loro, però esiste anche un minimo, no? Di educazione, un maschio, buongiorno. Ciao, io glielo ho detto, ciao, buongiorno. Ciao, lui comunque una cosa l'ha detta. Ma che bel cane, guarda che bel cane. L'ha pensata, ma siccome è riservato. Tu devi sempre sapere che quello lì era come Matteo Curti. Sì, bravo. Ricordati sempre. Il giorno che finalmente prenderai questo cavolo di pastore del Bernese che devi prendere, che perché Instagram lo sai che tu sei destinato a prenderlo, sì, quando andrai in giro farai così. Sì. E, non è e ricordati che lui è così 10, io sono così 6, 7. Quindi avete capito chi è lo stronzo fra i due. Beh, ovvio. E io passo per. Ovvio. Ci sono molti documenti di Billie Eilish e Lana Del Rey che cantano insieme, e Billie Eilish tra i motivi ulteriori per cui mi piace è che adesso canta con gli occhiali. Ha deciso che non gliene frega niente e va con gli occhiali da vista. Occhiali da vista. A me piace un sacco Billie Eilish, ecco, l'ho capita bene. Mi piace, cioè
Billie Eilish ha lo stesso look di Eric Clapton, che quando suona le sue cose favolose sembra un ragioniere, cioè non ha il look. Beh, guarda che ci sono dei cantanti che non hanno esattamente il look che ti immagini. Per esempio, a proposito di Billie, ieri al Madison Square Garden Billie Joel ha fatto 100, e ti posso garantire che Billie Joel sembra tutto tranne che un cantante rock. Ragazza dei quartieri alti, cantava Billie Joel, forse 40 anni fa, esatto, ai tempi appunto di questa canzone, metà anni 80. Sì, 84. Che poi la storia della canzone è anche la storia della sua vita, perché lui arrivava dai quartieri, lui arrivava dall'Eur, no? E... Salutiamo gli amici dell'Eur. Cosa vuol dire arrivava dall'Eur? Vabbè, non dal centro città. Ok, ok. Beh, non è centro città, no, l'Eur, peraltro è un bel quartiere, no, anche molto arioso come strade, sì, insomma. Però ma è una zona popolare? No, un po'. No, è una zona di uffici, però certo, uffici, non è via, bravo, Condotti. Ok, okay, sì, okay, sì, mi dà la sensazione che alla sera non c'è in giro nessuno. No, a parte Palombini, ma poco. Chi è Palombini? È un bellissimo bar. Ah, ok, ok. E lei invece era di Roma Nord. Sì. E lei invece era di Roma Nord. Doveva essere soltanto l'ospite del video e ci ha fatto tre figli. Lei proprio Cassia. Lei Cassia, sì, giochi delfici. Lui è 1,66. Io Billy questo, Joe. Sì. Questo, più allora, basso ieri di centesimo punto. Concerto al Madison Square Garden. Tutte le volte che lui fa un concerto ci sono degli ospiti che lo vanno a trovare. Siccome ieri era cifra tonda, meritava un po' più di attenzione, c'era semplicemente Springsteen. Ah, beh. Che ha cantato un paio di canzoni con lui, ma insomma se lo sono guadagnati è meritato. Rosy, adesso io non voglio aver messo la pulce all'orecchio a tutti quelli che hanno dei cassetti pieni zeppi di documenti e nei quali non troveranno mai quello che il loro assicuratore chiederà o l'agenzia nel giorno in cui dovete vendere un motorino o una macchina. Però Rosy dice: la settimana scorsa sono dovuta andare a fare la denuncia dei carabinieri perché non trovavo più il certificato di proprietà della mia macchina, che è del 2000, per rottamarla.
ma era necessario, ci ho messo meno a fare la denuncia che non a cercarlo in tutta la casa. Cioè, perché vedi, è necessario pure per rottamarla. Sì, e questo sì, è il dramma. Sì. Non è che dici, vabbè, non ce l'ho, ma tanto basta, la butto. No, sì, non è che la butti. No. Però si capisce che tanto che non cambio macchina, perché tanti stanno scrivendo che adesso, da un anno circa, il nuovo certificato di proprietà non è più da scaricare o non è più una cosa a parte, ma è praticamente un timbro sul libretto di circolazione. Okay, più semplice. E okay, quindi una semplificazione nella burocrazia italiana. Pazzesco, ma che giorno è oggi? Incredibile, meraviglia. Torniamo tra poco, c'è anche il premio fedeltà incombente, perché abbiamo da regalarvi due biglietti per assistere ai concerti di Party Like DJ. DJ, DJ, chiama Italia. Truth is bulletproof, there's no fooling you. I don't dress the same. Me and who you say I was yesterday have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts. I'm going way too far. Be young. You tell me time has not changed me. That's fine, I've had a good run. I know I used to be crazy. That's cause I used to be young. Take one, pour it out. It's not worth crying about the things you can't erase. Like tattoos and regrets, words I never met and ones that got away. Lift my to be crazy, messed up, but God, was it fun? I know it used to be wild. That's good. To be young. He's got the personality not even gravity could ever hold him down. He's got the sexuality.
got that hot chemistry. You and me will make it out this house. We should experiment even to the detriment of whoever's on the couch. Pinching closer to the sunrise. Now we're laying side by side. I wanna tell you what's on my head. Mi piace come mi baci. Mi piace molto. Artemas, I like the way you kiss me, Radio DJ 10:37. Fateci caso, metteremo due canzoni molto simili, separate alla nascita. Prima questa e poi la prossima. Moderne, ma non voglio. Moderne. Moderne. Ma non voglio mettere il carro davanti ai buoi. Abbiamo messo due belle di fila, certo. Adesso due moderne. No, ma fateci. Senti, sì, tanti scrivono a Matteo, manchi parecchio dall'Eur, è piena di locali ormai, ristoranti, bellissima, discoteche, bar, di sera è molto frequentato. Vivo alla Montagnola, un quartiere vicinissimo alla Garbatella, ma anche all'Eur. Sì. Confermo che si tratta di un quartiere di uffici, ma negli ultimi anni hanno aperto tantissimi locali per cena. Poi evidentemente, essendo una zona di uffici, la mia sensazione, c'è quella grande piazza con tanti locali? Ce n'è uno, sì. A un certo punto davanti a un palazzone grande che non so cosa sia, è solo palazzoni grandi, ah, ovviamente. Beh, forse tu parli del Colosseo Quadrato? Della... No, secondo me no. Però c'è un locale. Abbiamo fatto anche su una festa con la RAI. Ah, sì, okay. Bravissimo. Lì siamo, c'è l'Obelisco e sopra c'è lo Spazio 900. Va bene, ok. 900, comunque in quella piazza lì ci sono tanti locali, anche perché appunto locali, che problema hanno nelle grandi città? Che ci sono quelli che abitano. Viviamo in una città, Milano, che in queste ore è un po' in subbuglio, perché da una parte l'amministrazione sta cercando di far vivere un po' meglio la notte ai residenti nelle zone della movida, dall'altra parte gli operatori
operatori della Movida ovviamente tirano dalla loro parte per cercare di avere il massimo possibile. All'Eur, se tu ci vai alla sera e parcheggi in doppia fila, non se ne accorge nessuno perché non ci abita, cioè ci abitano pochi. Questo beh, voglio sì, dire. Beh, non blocchi il traffico. Gli spazi sono grandi, è più c'è facile. C'è poca gente che dorme, non sì. ti fanno il gavettone, sono queste certo, cose. Certo. Quindi è un posto adatto per i locali. Sì. Comunque, in generale, se non ho capito male, amici di Roma, in particolare tu, che sei l'unico di Roma qua. Uptown Girl, Roma Nord. Un po' più pop, Roma sì. Sud. Sì. Grosso modo. Ancora... La Fagnani ha detto di essere di Roma Sud, come sì. per dire io sono di Roma Sud. L'ha detto con questo accento sì, proprio. Alla Bruni. Sì. Ah, invece... ok. No, l'ha detto a Borghi, io l'ho visto venerdì o giovedì quando è stato che lo diceva. L'ha detto anche alla Bruni. Ha detto io ho la R dell'Eur. Okay. Eh beh, ho capito, la R dell'Euro non lo so così. Perché la Bruni parlava in questa maniera così beatificata. Mi facevo questa riflessione fra me e me, la condivido con voi. In quest'epoca di revisionismo, sì. di attenzione rispetto alle regole, sì. Se un maschio avesse intervistato un'attrice con gli stessi occhi adoranti con i quali la Fagnani giustamente guardava Borghi, qualcuno avrebbe detto che qualcosa non andava. Invece, beh, un pochino. A me non ha dato nessun fastidio. Quando l'hai anzi. Fatta questa riflessione? Mentre la vedevi o dopo? Dopo, perché dopo una volta finito di guardare mi è rimasta in mente questa cosa. Sì, il momento? Giorno dopo. Ma che momento della giornata? Ma che cazzo ne so? Dopo pranzo. Non devi più andare in bici con Monticelli. No, guarda, ragazzi, mi torni suonato. Sono ebro di me stesso, ebro dalla stanchezza. Sei ebro dei tuoi gas. Sì, anche. A proposito di traffico, un saluto agli amici di Verona, dove in questi giorni c'è il Vinitaly e quindi arriva gente da ogni parte d'Italia, ma non è il problema di quando arriva, il problema è quando va via, che sono tutti un po' altici o quantomeno un po' allegri. Sono altici quelli che hanno preso il vino normale. Io che invece bevo il vino analcolico, no, lo dico per fare polemica, perché adesso la polemica del Vinitaly è il vino analcolico non è vino, e invece insomma c'è spazio di mercato. Io sono assolutamente d'accordo con loro, basterebbe chiamarli in un'altra maniera. In un'altra maniera, ma naturalmente ma non lo so, c'è uno spazio di mercato anche per il vino analcolico. Per non parlare delle code all'autolavaggio, tanti segnalano che tanti italiani puri, ragazzi, quelli di una volta. Io sono andato perché la settimana scorsa c'è stata pioggia vero, con la sabbia dentro. Bravissimo, vero. Io ho ieri ho lavato la macchina anch'io. Tu sei andato quando? Non sono andato, ho mandato qualcuno. Io sono andato e hanno reagito come in quella scenetta di Schwarzenegger quando chiede superpower lì il coso Turbo di Natale. Power, Turbo Man. Il Turbo Man mi ha riso in no. Ma perché volevi fare la coda? Volevo lavare la macchina e mi fa no, guarda, adesso non lasciamela c'è. Qua. La domani alle 8 e stamattina alle 8 gliel'ho portata. Ma eri in città? Ero in città, certo. Sai che l'altro giorno sono andato in Vespa in zona Porta Venezia, più o meno, forse anche un po' oltre. Io che sono di Milano Ovest, per me andare a Milano Est è un viaggio. Perché se Roma è divisa tra nord e sud, Milano è come Berlino, Est e Ovest. Io arrivavo dall'Ovest e dovevo andare all'Est, ok. Però la Vespa l'aveva usata Filippo l'ultima volta che era venuto a Milano settimana scorsa. E secondo te come me l'aveva lasciata? Rosso fisso. Sì. Oh, come fanno quelli del centro di Milano a fare benzina? Non c'è neanche un benzinaio. Li devi sapere, li devi conoscere, devi essere cintura nera, sì, li devi conoscere. Sono molto nascosti. E il pieno della Vespa, cari amici di Canicattì, dovete sapere, venite pure a Milano, il pieno di uno scooter è 20 euro, questo è diventato il pieno. Beh no, con la Vespa 13. Sto esagerando. 13. Lasciami. Una volta bastavano 10, adesso 13. Una bugia. Sì, hai fatto bene. 25. In centro 30. 30 euro, bravo. 30 euro. Mamma mia. Sono tornato a casa con un alito di vento. Direi. Cioè, non ho mai frenato per non sprecare benzina. A volte è una catena. Tu non ridi mai di me, ma con me, ma com'è che te ne vai a stasera? Ad ogni porta che si chiude ho le dita dentro. Balliamo un letto, l'impianto è spento.
fare che non ti lasciamo lì ad ammuffire in garage. Ruggine, Mace, Chiello e Coez su Radio DJ, le 10.46. Tra l'altro, a proposito di ruggine, la ruggine si forma se il materiale è ferroso. Si ossida. Si scopre in certi frangenti che delle cose che tu pensavi fossero di ferro in realtà sono di qualcosa che gli somiglia ma non lo è. Sai quando lo scopri in particolare? Quando gli metti una calamita. Quando vai in vacanza, compri un bellissimo magnete e dici questo lo attacco al frigorifero, certo. Ovviamente se il frigorifero è fresco di certo. Acquisto, insomma. Poi arrivi e non si attacca. Che delusione. Guarda, la più grande delusione del mio cambio di casa, il frigo che c'è lì non attacca. Bravo, le calamite. Perché noi abbiamo lo stesso spacciatore e quel frigorifero lì non si attacca a niente. Io per fortuna ho scoperto che la cappa del forno, la parte sopra, è di ferro. E allora lì gli attacco quelle tre calamite che ho a casa e che ho comprato in qualche circostanza. Avevo tantissime. Matteo, quali calamite ha comprato? Dunque, Riccione New York e San Cassiano. Bravo, Valgardena. No, ce n'ho anche una del Portogallo. Che ma te devi essere svitato. Sì. Ma sei matto? A me piaceva anche comprare quelle di Milano. Io ho questa perversione. A me piacciono le calamite. Poi senza esagerare, che sennò diventa un trullo. No, però è un bel ricordo. Io ero abbastanza trullato. E peraltro lo dico a margine anche di una cosa che ho letto. Secondo una rivista accademica che si chiama Annals of Tourism Research. Annali, non con una N sopra. Una calamita vale molto di più di una fotografia, specialmente, aggiungo io, se le fotografie rimangono nel telefono, perché la calamita ha un fortissimo potere evocativo, molto di più appunto della fotografia che si perde in mezzo a mille altre. Chiaramente appunto non ne devi attaccare 100, ma se hai una parte di casa tua dove ce ne sono 10, 20, così, una cosa di quel genere, quando ti cade l'occhio ti ricorda anche sempre, ti ricordi sempre il momento in cui l'hai comprato, con la gondola. Sì, bravo, esatto. Tu sei esperto a tal punto di calamite? No, ne ho poche. Ah, ne hai poche. Sempre per questo motivo del frigorifero dove non si attacca. Perché io ho sviluppato anche una certa selettività, ti spiego, non compro tutte le calamite, perché quelle con il magnete rotondo appiccicato con la colla, spesso si stacca. Si stacca. Cade il magnete e si separa il magnete dalla formina. Dall'immagine. Invece quelli quadrati che hanno tutto, sono tutti ricoperti. Tutti ricoperti di magnete. Ah, quelli ho capito, ma comprare. Quelli che sono un po' di plastica. Bravo, plastica magnetica. Infatti, quasi. Esattamente. Alcuni di quelli sono fotografie. Devi fare. No. Devi fare, e sono abbastanza d'accordo, devi fare una valutazione. Qui c'è proprio Furio di Bianco Rosso e Verdone. Magda, devi fare una valutazione. Non pensavo di scoperchiare questo. No, ma tu non hai capito. Questo vaso di panettone. Però io e sono non di Pandora. Malato di magneti. Malato. Ho un ricordo quando siamo andati per la DJ Ten a Bari, perché lui ha anche tutti i magneti delle tappe della DJ Ten. Certo. Ci hanno regalato una cozza con dentro disegnato un panorama di Bari. Tu quella cozza ce l'hai ancora? Ma sicuramente Linus, Pasquale di Malfetta da Paderno Dugnano, coi complessi che ha da pugliese immigrato, vuoi che non abbia tenuto quella cozza lì? Io la devo riprendere perché si è separata. La andiamo a riprendere, domenica andiamo e la portiamo a casa. Guarda Monica, ho tantissime calamite ed è bellissimo quando ti cade l'occhio su un oggetto di questo e ti parte un ricordo meraviglioso. Lo guardi e dici, oh, tu sei l'unica, she's the one. I was her, she was me. We were one, we were free. And if there's somebody calling me on, she's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. You wanna go, and
and you know the things you wanna know. You wanna see, and you know the way you wanna play. You'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, and the wheel carry on. 'Cause if there's somebody calling me. Robbie Williams su Radio DJ, She's the One. Mancano pochi minuti alle 11 prima di arrivare in pubblicità e prima che ci sia la parentesi ricchissima oggi di calcio con Daniele Adani. Ieri è la giornata dei pareggi, se avete notato. Praticamente le prime della classe hanno praticamente tutte quante pareggiato. Manca ancora l'Atalanta che gioca stasera. Poi in verità quella della Roma non è ancora finita di partita, perché la devono completare. Prima c'è spazio per un premio fedeltà. Regaliamo i biglietti per venire a Plaid sabato e domenica sera. Questa settimana il regalo Party Like a DJ 2024 e li regaliamo a Silvia. Buongiorno Silvia, leggo il tuo messaggio. Buongiorno cara. Buongiorno. Leggo il tuo messaggio. Mamma di tre ragazzi, 22, 20 e 17. Ho comprato i biglietti per Radio Linetti e verrò con la più grande, 22 anni. Ho comprato i biglietti per lo spettacolo per il Dinamo Camp, 21 maggio, e verrò con il secondo, 20 anni. Sarebbe bellissimo venire al concerto con il terzo, che ne ha 17, con un biglietto in regalo, ma non ne avrai uno, ne avrai due, perché potrai venire sia il sabato sera che la domenica sera. Ok? Sono felicissima. E noi siamo più felici di te, guarda. Sì, sì. Senti, anche perché il più piccolo è disperato veramente e quindi come stile di vita? Cioè disperato come, perché? Perché? Perché va male a scuola. Ah, perché, è un disperato. Sì, ma perché ha 17 anni, così è la vita. Sì, esatto, è già stato bocciato una volta, siamo sul chi va là quest'anno, non sappiamo come andrà l'anno scolastico. Senti, mi pare di capire che tu hai appunto tre figli in età molto vicina fra di loro, ma il più grande, esatto. La più grande è una ragazza, giusto? È una ragazza, sì, esatto. E lei fa un po' da sorella maggiore, ma un po' anche mamma agli altri due, o li odia? No. No, perché i due maschi la mandano a quel paese ogni molto 2x3 e quindi lei si fa un po' i fatti suoi. Ah, okay. Però almeno dei tre è quella che mi dà un po' più di soddisfazioni a livello scolastico, non solo a livello scolastico. Vabbè. Perché lei si è già laureata la prima volta. Abbiamo fatto figli e figliastri, ho già capito. Quindi l'ultimo fa schifo, la prima è bravissima. No, non è vero. No, io ho detto solo a livello scolastico. Viva i figli di mezzo, io sono... Esatto. Sono uno di quelli. No, io voglio dire una cosa: che il piccolo domenica, secondo me, gode. Se lo porti domenica a Plaid. Sì, infatti, non volevo. Il piccolo, gli ho detto: siccome non si sa appunto con la scuola come va a finire, quindi niente, non ti faccio niente. Però quindi a questo punto va bene. Dai, gratis. Anche se andrà come devi andare, cioè male, portalo lo stesso. Dai. esatto, Silvia, un bacio. Ciao. Grazie a voi, siete stati carinissimi. Ciao, cara. Ciao. DJ. Drama Italia. Io non lo so cosa si faccio qui. A pensare no, ma dire a tutti di sì. Mi ricordo di sogni, progetti e diverse magie. A vivere dentro un cortile, a vivere senza bugie. Occhi forti e cuori fragili. Io non lo so cosa mi manca qui. E vivo una vita come quelle dei film. Tra gli attori comparse risate e malinconie. A fissare in un bar una donna e di colpo sentire.
senza parole, gli occhi lucidi. Smile and be happy, oh that's what they told me. Beautiful house, beautiful life, forever lonely. The riches I'm drowned in, liquid gold I'll be found in. Heavy the head, heavy the heart, with no one to hold the eye. Cry every night, what's the meaning of life? So the money can't buy. Wish I could push restart sometime, so I could live my dream life, the one that got away. Yeah, I fly one way, say bye bye. Yeah, I throw this all away. Cause living ain't the truth when I'm lying without you. It bugs me night and day. Wish I could live my dream life, the one that got away. I wish I had memories of the girl that I could have been. She wasn't alone, working from home, a stone for a heartbeat. No sense of adventure, a coffee and codeine. Washing away, numbing the pain, not where she wants to be. Every night, why's the meaning of life? Something money can't buy. Wish I could push restart tonight, so I could live my dream life, the one that got away. Yeah, I fly one way, say bye bye. Yeah, I throw this all away. Cause living ain't the... Le 11 ora. Anyone has ever played a part.
Allora, la canzone di Lou Reed, forse ve la ricordavate anche, in questa versione cantata diciamo un po' alla Lana Del Rey. Ah, ok, quindi buttata via, diciamo. Erano i cowboy fatti. Chi è un cowboy junkies? Cowboy junkies, ok. Chi è un calciatore che ha un andazzo così un po' scapicollante, non so se è giusto quell'aggettivo, e che butta via un po' che ha l'aria un po' di sufficienza. Che ha l'aria di sufficienza. Guarda, se devo pensare all'espressione, mi viene in mente Milito, che aveva quest'aria sempre un po'. No? Sì. Poi dopo praticamente l'espressione no. Però facciale. Aveva l'espressione. No, in campo, ma. Però in campo poi sì, no. Sì, 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 beh, no. Chiediamolo a uno che ne sa di noi. Daniele, sì. Buongiorno. Ciao ragazzi, che cosa che allora sta... volevamo sapere se c'è un giocatore che quando gioca sembra che giochi un po' con sufficienza e poi in realtà fa delle figate. Uno beh, vecchio anche storia del calcio. Mentre voi stavate descrivendo la situazione, mi veniva in mente attualmente Rafael Leao. Ah, Leao, vero, sì, un po' vero, di noccolato. Vero, sì, cammino un po' così, come se fosse, sai, tranquillamente sì, coi pro a sì, passeggiare. È vero, molto vero. No? Un po' cestista quasi, no? Giocatore da basket. Anche se Reso correva un po' così, però correva di più. Boh, chi lo sa. Sì, insomma, era un altro calcio. Platini. Non per gli indiani o non per i cowboy, va bene. Senti, si può dire che Udine si riconcilia in maniera definitiva con diciamo col bel calcio, perché i tifosi dell'Udinese erano finiti tra virgolette sotto accusa a gennaio per la vicenda di Maignan e hanno dimostrato ieri tutta la loro disponibilità e civiltà nei confronti appunto di questo ragazzo francese Ndicka, che a un certo punto si è sentito molto male, insomma. Sì, direi di sì, Linus, anche perché si sono fatti complimenti giustamente a tutti gli interpreti di quella situazione, da De Rossi all'arbitro, Cioffi, no? Il dirigenti, i dottori, i medici, gli infermieri. Ma quando c'è stato il momento di chiedere rispetto e silenzio, vista la situazione, lo stadio si è ammutolito e poi alla fine ha applaudito. Quindi mi è sembrata una condivisione veramente tra tutti quelli che erano presenti. Mm-hmm. E il ragazzo sta bene, quindi una bella situazione in un momento che poteva essere drammatico. Non dimentichiamo che lo stadio di Udine è stato tra i primi, se non il primo, a togliere le barriere tra tifosi, che adesso ormai praticamente non ci sono più, tra tifosi e campo, no? All'inglese. Quindi complimenti alla gente di Udine. Che poi il ragazzo è veramente un pezzo di Marcantonio, perché ieri ha pubblicato delle fotografie dall'ospedale per rassicurarsi. Fisicato, pare si sia trattato di uno schiacciamento proprio della cassa toracica. Sì, un colpo che può avere avuto mentre giocava. Può essere successo anche quello? Allora sì, sono fatte vedere delle immagini di uno scontro con Lucca, però ragazzi, sai, meglio stare un passo indietro. No, infatti meglio così. L'importante dai, è che stia bene. Sì, adesso è complicata la cosa, no? Perché in teoria mancano tecnicamente 18 minuti di partita, che di solito si sarebbero giocati oggi, no? Nelle 24 ore successive, così la Roma sarebbe rimasta lì. Però la Roma c'ha l'Europa League adesso, giovedì prossimo, credo. Sì, e c'ha l'Europa League, e ovviamente non si sa chi passerà il turno tra Milano e Roma, però se passasse la Roma avrebbe altri due turni e quindi è un casino metterli dentro qui 18 minuti. Perché poi la cosa complicata è che la Roma dovrà andare a Udine, che non è dietro l'angolo, per giocare 18 minuti. E come si fa con il pubblico in questo caso? Chi c'era può tornare? O si gioca sicuramente senza pubblico? Sono sicuramente tutelati coloro che avevano il biglietto. Certo. Ma per un discorso di calendario, sai perché non è nemmeno facile, Linus? Perché poi allora ci sarà da recuperare anche la partita dell'Atalanta con la Fiorentina quando c'è stato il malore per Gio Barone, no? Esatto, quindi sia Atalanta che Fiorentina hanno una Europa League, l'altra Conference League. Sì, neanche a farlo apposta, bravo. Sì. Assolutamente, l'Atalanta e la Roma giocano per un posto in Champions League in campionato. Quindi essere, che diciamo casino, così, equi con tutti, no? Rispettare le posizioni, la classifica di tutte, trovare lo spazio sarà un casino. Sarà un bel casino. Senti, ieri tutti i pareggi, almeno le prime in classifica, ovviamente è una coincidenza fortuita, però succede, no? Succede che magari quelle davanti cominciano a tirare un po' il fiato e quelle da dietro cominciano ad avere più grinta, no? Sassuolo-Milan è proprio questo, no? Un pomeriggio rovente, il Sassuolo che ha bisogno di punti, il Milan che tutto che sommato fa due gol è in una subito posizione tranquilla, no? Certo. Sì, così come il Cagliari, che addirittura ha avuto la palla all'ultimo istante per battere l'Inter a San Siro, con Viola, e il Cagliari poteva fare un salto in avanti. Quindi ci sono, voglio dire, tante situazioni. Io ieri sera ho sottolineato che a me piace la sfida salvezza,
è incerta. Sì, guarda, sì, solo anche Lecce-Empoli, 1-0, ma è stata una partita particolare. Cioè, quindi c'è da... Cosa mancano? Mancano sei partite ancora, sì, giusto? Sei, sì, partite, sì, e sono tutti lì in 4-5 punti. E poi ci sono pareggi e pareggi, eh? Vabbè, certo, sì, certo. Ma non puoi perché il pareggio del, per esempio, il Bologna ha pareggiato col Monza, ma il Bologna ha fatto una super partita ancora. Il Bologna ha fatto 0-0 col Monza e l'ha fatto esattamente un'oretta dopo lo 0-0 tra Torino e Juve. Sì. Però sono diversi quei due pareggi. Torino-Juve non è stata una partita brillante, ma il, sì, Bologna col Monza è stata una bellissima partita. Io mi sono divertito anche se sono fatto 0-0. Beh, Gianni Brera diceva che 0-0 è la partita perfetta, quindi non è che per forza, se ci sono le reti inviolate, diventa un incontro noioso. Senti, ci prendiamo solo un minuto, dimmi qualcosa su Xabi Alonso, che è un giocatore, è stato giocatore del Liverpool, del Real Madrid, del Bayern Monaco, e adesso, sì, ha fatto vincere per la prima volta nella sua storia lo scudetto al Bayer Leverkusen. Che cos'ha questo ragazzo? Allora aggiungerei che ha messo, non so, 12-14 punti dietro il Bayern Monaco, cioè non la San Martinese, nel senso una squadra nettamente più quotata. Fa un calcio spettacolare. Secondo me la cosa bella di questo ragazzo è anche come si è unito con la sua gente, il fatto che rimanga un anno in più, perché Xabi Alonso, se sceglieva dove andava, aveva la fila. Sì, sì, si poteva già andare a Liverpool. Assolutamente, ma il Barcellona stesso, cioè aveva delle... anche il Bayern Monaco, in Germania l'avrebbe preso. Secondo, sì, me ha una grande mente e poi dopo ha una ricerca del gioco. Secondo me gioca un calcio iperoffensivo, molto entusiasmante. Bello. È un grande allenatore. Va bene. Ci sentiamo lunedì prossimo, buona, ciao, settimana. Ragazzi. Ciao Dani. Lunedì o martedì, poi vediamo, perché c'è il derby, sì, è lunedì. Ah, lunedì? Magari potremmo sentirci martedì. Potremmo. Grazie, come volete, caro. A disposizione. Magari tutte e due. Ciao. Ciao. DJ Chiama Italia. Ci siamo già visti e lei ovviamente non ci casca. Io e te non ci siamo mai visti, io e te non ci siamo mai visti. Belle labbra tra parentesi, ma aveva degli occhi un po' tristi, aveva degli occhi un po' tristi. Forse che a crederci sono solo i poveri cristi, sono solo i poveri cristi. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerà, e non lo so chi sei però. State con te tremo e non va piano questo trepe. Qui sto sotto di te. Tornando da dietro l'angolo, lei gli dice stuzzicandolo: immagini se ci hanno visti, ti immagini se ci hanno visti. Preoccuparsi di quello che pensano gli altri, lui risponde: è compito degli scacchisti, è compito degli scacchisti. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerà, e non lo so chi sei però. Che sapore ha?
che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerò. Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per qui sto sotto di te. Pensavo fosse il treno per Bari, perché siamo un po' indecisi io e Matteo se scendere a Bari venerdì o sabato in aereo o col treno. È il solito discorso, il tempo è più o meno lo stesso e col treno arrivi in centro città, però con l'aereo... più o meno lo stesso non direi, più o meno lo stesso non direi. Tu a Roma. Già venerdì scendi? Io venerdì sì, ho l'aereo molto presto, ora di pranzo. Ringrazio tutti gli ascoltatori pugliesi che stanno già dicendoci appunto che ci vediamo domenica mattina per la DJ Ten di Bari, che hanno scritto dicendo anche che mi porteranno la calamita con la cozza. Molto bene. Perché è un pezzo importante manca a casa mia. Peraltro, a proposito di calamite, c'è stata proprio un'esplosione di messaggi da parte degli ascoltatori che chiedono a gran voce la calamita di Radio DJ. Certo. Vero. Si ma potrebbe c'è anche qualcosa. Fare. Adesso chiamo Magneto, quello degli X-Men. X-Men, e gli chiedo se ci aiuta. Si mettono insieme lui e Maiolo, Magneto e Magnolo. Sì, ma guarda che una l'abbiamo fatta, perché ce l'avevo sul frigo. Un party like a DJ. Un party like a DJ sul frigo, ah, ce l'avevo. Sì, certo, con tutta la grafica ce di l'avevo. Party like a DJ. Quindi, quella per forza. Sì. Cioè, la cosa allora che cazzo vuoi? Ce l'abbiamo già fatta. Oh. Cioè, io ho un vago ricordo sul mio frigo. Sempre che vi lamentate. Molti messaggi che arrivano come soluzione quando il frigorifero è zincato, cioè non magnetico. Ci sono varie alternative, a parte il pannello di metallo calamitabile, ma diventa un quadretto. La vernice, no? C'è una vernice che tu passi sul frigorifero, non so con ma quali dipende da quanto hai pagato il frigorifero. C'è il frigorifero dell'architetto lì, figuriamoci. C'è la nettella vernice. La parete vicino, secondo me è venuto nottetempo a smagnetizzarmelo il frigorifero pur di non vedere i magneti brutti. Che lo rovinano. Vabbè. A proposito di 0-0, intesi appunto come partite che finiscono o che quantomeno a un certo punto perdono di efficacia, no? Ci sono quelle partite di fine stagione anche nel campionato italiano, però il campionato italiano tutto sommato fra retrocessione e 6, 7, 8 squadre che sperano di andare alla fine sono soltanto quelle che arrivano dal nono al dodicesimo posto, che non hanno niente che da sono chiedere, tranquille, però sì, se giocano contro una che invece appunto ha interesse, per carità, siamo sempre per da carità. Capo. Invece nei campionati come l'NBA, dove giocano 100.000 partite, siamo in quella zona adesso in cui non sono ancora cominciati i playoff, ma ci sono già squadre appunto o che si sono classificate o che non hanno più niente da chiedere. Sono partite un po' inutili e gli americani sono bravi a riempire questi vuoti. Sì, sì. Nel senso che durante le partite succede anche di tutto, no? Quello che viene ripreso, quello che spara le magliette. Gli scam, C'è di tutto. A volte lo show, cioè, le partite di basket durano quattro tempi proprio per permettere l'intrattenimento fra un tempo e l'altro, no? E fra le cose che si usano. E mangiare. A casa dei Clippers, la seconda squadra, l'altra squadra di Los Angeles, c'è una cosa, c'è un rituale che è evidentemente legato a uno sponsor che potrebbe essere tipo Kentucky Fried Chicken. No? O Subway, quello dei sandwich. Okay, sì, ok, che sono anche buoni, sai? Devono essere molto buoni. Non sono bellissimi i negozi, usando un eufemismo. Però no, sono molto belli. Sono molto belli perché il loro avvocato ci sta ascoltando. Sono bellissimi. Ma c'è anche in Italia? Sì, sì. Ma c'è quelli anche in Italia sono perfetti. Io mi riferisco a quelli che ho visto. Ah, bravo. Uno che hai visto e che hanno nel frattempo ristrutturato. Che è stato molto bello. Sì, guarda come spegniamo. Allora, la squadra di Los Angeles, i Clippers, ha questa specie di accordo con i suoi giocatori. Sì. Tu che ti sei innamorato di questa vicenda, se sbaglio qualcosa correggimi. Se sbaglierò mi corrigerei. Praticamente, se un giocatore avversario, ok, nel quarto tempo, nel quarto tempo, non nel primo, secondo, terzo, ma solo nel quarto tempo vale questa regola, sbaglia tutti e due i tiri liberi, che è una coincidenza abbastanza remota, ok, tutti gli spettatori vincono una letta di pollo fritto. Peggio ancora, cioè più oneroso per chi premia.
un sandwich. Ah, un sandwich. Un sandwich farcito al pollo, quindi roba, roba allora grossa. Potrebbe essere davvero Subway. Subway, capisci? Potrebbe, io pensavo fosse quello soltanto è, la coscia. Quello è. Quindi che cosa è successo? Che l'altro giorno, quarto tempo, un giocatore avversario, giocavano Clippers contro Houston Rockets, un giocatore di Houston, che peraltro è un giocatore ex dei Clippers, quindi comunque con un buon rapporto con la tifoseria, un serbo che si chiama Boban Marjanovic, tira due liberi, sbaglia il primo e quindi quando sta per tirare il secondo tutta la folla gli chiede no, sbaglio, perché c'ha tutti fame. E lui indica tutto il palazzetto e dice ci penso io col dito. Penso io. Non è che lo sbaglia buttandola in un angolo, la tira comunque la sul palla ferro. La palla prende il ferro e non entra. Adesso il problema è che tutti hanno mangiato il panino, tutti hanno festeggiato, questa cosa ha avuto grandissimo successo, i suoi compagni di squadra si sono fatti una risata perché era una partita ininfluente. Ma c'è qualcuno adesso, tipo gli scommettitori, una cosa di che questo dice, genere. Ma io avevo scommesso che lui faceva, perché ci sono le scommesse sui tiri liberi. Sì. Scommettiamo che fanno tutti i tiri liberi. Io ci smeno. C'è Molella che dice io ci smeno. E quindi pare che io apra... ci smeno e io cheeseburger. Chi avrà vinto fra i due? Aprono un'inchiesta, ti dico solo questo. L'NBA apre un'inchiesta. Non esiste niente che non sia prova di avvocato. Che tristezza. Questa è Radio DJ. Don't mind.
Allora Alex si ricordava perfettamente di questo punto. Secondo me la mette al mandarin. Ma nettamente. Vai. La mettevi, no? La metteva. No, dai, questa canzone è per quel tipo di locali lì. Un po'. No, sì. Mi ricordo quasi tutte le uscite, ci tengo. Vabbè. Professionista, quando. Comunque quando parte il pezzo che sono in cuffia, faccio. Lo devi registrare una volta. È tipo come era la tennista? Selesh? Beh, Selesh. Tantissimo. Sì, lascia la prova. Tantissimo. E lui quando fa partire il pezzo, DJ chiama Italia. E qui mi fermo. Rock your body, Justin Timberlake. Prima di parlare di body, due cose che hanno a che fare con gli sport americani. Secondo Fabio da Mestre, scusa Fabio se dico secondo te, ma nella vita non c'è certezza. Sì. L'altra squadra di Los Angeles, cioè i Lakers, tradizionalmente regalerebbero un tacos a tutti gli spettatori ogni volta che superano i 100 punti. Mi sembra un po' curiosa come cosa, perché i 100 punti in NBA ultimamente sono quasi la norma. Ma no, è quasi la regola. L'altro giorno ho visto una partita che è finita 145 a 130. Vabbè, sarà un pretesto dello sponsor. Sì, per dare... sì. Poi cosa gli costerà, signor Tacos, regalarne qualcuno in più, insomma. Roberta, argomento sport americano. Tra poche settimane parto per New York con i miei figli. Primo viaggio tutti insieme. Andremo a vedere una partita di baseball. Due domande. Quanto dura la partita? Un'eternità. Esatto, bravissimo. Anch'io non avrei saputo rispondere. 8 ore. Domanda 2. E ci sono davvero gli hot dog come nei film? Allora tu vai a vedere gli hot dog, poi ai margini c'è anche la partita. Sono d'accordo. Una media di 3 ore. Ma tre ore minimo, una che si risolve veloce. Il percepito sono 10, perché se non capisci, se ti piace, non sei esperto, ti piace. Sì. Dicevo, prima di parlare di body, perché la canzone di prima era Rock Your Body, appunto, di Justin Timberlake, c'è polemica, che sta già un pochino rientrando comunque, sulla nuova divisa per l'atletica leggera dei ragazzi americani. La divisa è stata presentata sabato, mi pare, ho visto molte foto in giro, e ce n'è ovviamente una versione maschile e una versione femminile. Quella maschile è abbastanza normale, molto bella, quella femminile ha sollevato un po' di polemiche, perché diciamo non ci sono abbastanza estetiste per fare la ceretta a tutte. Alla faccia della body positivity qua, è un po' sgambato, diciamo, body. Che è molto 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 sgambato, tipo un costume olimpionico da piscina, ok? Ma un po' di più, siamo forse dalle parti della farfallina di Belen. Siamo da quelle parti che, lì, che lì, cioè, si vedrebbe estremamente sgambato. E giustamente molte atlete hanno detto, io quella roba lì non me la metto mica, perché questo è l'accento che hanno le centometriste americane. L'azienda di Beaverton ha risposto, tranquille, ci sono anche altre l'ho versioni vista. Molto l'altra meno sgambate, volendo ne metti anche una che ha anche un accenno di pantaloncino. No, proprio quasi. Hai pantaloncini, quella che stai vedendo hai pantaloncini. Però se molto una si sgambato. Sente confident, ma diciamo. Naturalmente sì, ma con la fregna di fuori ci vai tu. e c'hanno ragione. Però perché secondo si te vede qualcuna proprio, non ci andrà? Qualcuna ci andrà se si troverà bene, se è a posto col suo corpo, se c'ha voglia di farlo lo fa. Ma obbligata bene, a sfregnarsi? Bene. No, cacchio. Obbligato. Ma scusami, ma io posso. Poi, facciamo la stessa cosa. Devi metterti il tanga. Ma no, ma neanche morto, ho capito. Ma allora hanno detto: non siete obbligate, ci sono 2 o 3 versioni. Ci sarà qualcuna più. Giusto. Qualcuna più che è a posto, che sta bene con Bach. Ti ricordi, io sto bene con Bach? Col musicista. No, con il caro vecchio deodorante. Allora, sono le 11:27, siamo in linea? Siamo in linea, stiamo per ospitare il Justin Timberlake italiano. Tra pochi minuti in live c'è Max Pezzali su Radio DJ. DJ, chiama Italia.
che sai. Chiudi gli occhi e sai che ci sono io con te. Ci sono io con te. Non è solo mai. Stesso posto, stesso bar, stessa gente che viene dentro, consuma, poi va. Non lo so che faccio qui, esco un po' e vedo i fari dell'auto che lì guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo. Yeah.
canzone. Ma una vita era... Ma come ti permettevi? Ma stai matto? Ma andava così Linus. Andava? Era come le gonne lunghe, le gonne corte, le giacche grosse. Intro lunghissime, finali, gli assoli. Allora, quindi se vale la teoria di Nicola, fra 10 anni torneranno a essere molto lunghe. Non credo. Le canzoni. Ma non credo che. No, anzi, 20 secondi. È un mondo usa e getta. Buongiorno Max. Buongiorno. Ormai siamo talmente in confidenza che saltiamo anche i convenevoli. Però voglio sapere, a proposito di questo, se scrivere una canzone che dura molto poco semplifica la voce del... il lavoro del musicista, nel senso che ti basta scrivere qualche riga in meno. Ma io credo che, più che altro, se dipende, se fai delle cose con delle frasi spot, diciamo così, è semplice. Se vuoi dare un minimo di narrazione è più complicato, perché certo, comunque minimo devi fare breve. Due, cioè massimo puoi arrivare a due strofe nel 2024, tre, sei fuori. Mm-hmm. E quindi devi cercare di essere un po' che più brutto. Sintetico. Pensa, fai la parte dell'anziano che sta raccontando una cosa e a un certo punto quello a cui la sta raccontando va via. È già andato via, esattamente quella roba. Cioè, allora, quella roba. Lì. Strofa è la parte non ritornello. Non giusto? Ritornello, quindi sì, quando stai parlando. Le notti non finiscono all'alba, esatto, nella via, ok. Ecco, tipo per esempio, come mai ha strofa, ritornello e poi ancora strofa, credo ritornello? Credo che sia due, che come mai, dato che era già lunga, sì? Mortalmente ne avesse due. Cioè tipo le due strofe, le prime due sono unite in realtà. Ok, no? Ok. Ecco, adesso invece come si fa? Adesso dovresti tagliare la strofa, la prima strofa a metà, sì, ma minimo, poi sì, vai subito a ritornello. Pensando dove? Esatto, vai subito al ritornello, sì, editi, non so chi l'ha deciso, tutta la parte, okay, lì in mezzo che è una rottura, e poi dopo al limite fai lo special alla fine prima dell'ultimo ritorno. Qual è lo special? Che può essere brigio special, cioè tipo non so chi l'ha deciso, ma fai una variazione dopo il secondo ritornello prima di attaccarne un terzo che serve okay a ricordare. Ok, vado, ok. No, eviti le intro, cioè parti subito deciso, certo, perché sennò la gente. Quindi fra un po' al Politecnico c'è ingegneria discografica, sì, anche, no? Una nuova, sì, facoltà di quelli che come ti ricordi quello che c'era, quella roba del che tutti sanno già le barzellette ormai 19. Cioè, sì, mi piace questa, senti, versione. Non so perché ti faccio questa domanda, ma immagino tu lo stimi, insomma, così. Cosa provi quando senti la stesura delle canzoni di Mahmood, per esempio? Beh, ma quello lì, cioè, è sperimentale, cioè nel senso, nella mia testa sono tre passaggi successivi, no? Sì, cioè, sì, sì, è come vedere, ma infatti secondo me è importantissimo confrontarsi con gli autori nuovi. Di parlando adesso, di Mahmood, certo, cioè per esempio il nuovo singolo Discoteca Abbandonata, ho scritto il testo con Jacopo e Torre, uh-huh, che ha scritto anche il pezzo di Mahmood, e quella roba lì mi serve perché lavorando a quattro mani con qualcuno che è contemporaneo, certo, capisci, okay, determinate dinamiche. Sì, sì. Tipo questa linea melodica, la top line, no? Si dice adesso. questa è non ripetiamola due volte uguale. Cioè già ti ha detto lui. Sì, sì. Cioè, facciamo ingegneria comunque. Cambiamo. Mettiamo qualche sillaba in più, poi, perché così diventa più. Poi il pezzo lo sentiamo. Insomma, sì, questo pezzo nuovo, Discoteche Abbandonate. Io poi quando lo sentiremo te lo chiederò. Non te lo chiedo adesso. No. È un po' un punto di contatto tra te e Ilo, ma non te lo chiedo adesso. Vabbè. Adesso lo chiede Falimus. No, voglio sapere com'è andata al Circo Massimo. È andata molto molto Circo bene. Max, Circo altro, Max, no? Esatto. Anche se ormai siamo distanti 6 mesi, così era settembre. Sì, era settembre, inizi di settembre. È andata benissimo perché io poi sempre essendo un apprensivo, diciamo, ma chi è che a Roma, no? Sai queste cose, a Roma perché più ti ricordo sempre che noi abbiamo da parte il file di quella volta in cui sei venuto qua e ti abbiamo detto: quando ti decidi a fare San Siro? E tu tutto rosso, no, Circo Massimo. Ma infatti ho detto: ma quando, cavolo, poi all'inizio di settembre la gente è ancora al mare, Fregene, cose, Ibiza. E invece è andata molto molto bene, e poi soprattutto c'era un colpo d'occhio. La fortuna in quei casi lì è che tu non lo vedi il colpo d'occhio, cioè te lo fanno vedere, sì, dopo, sì, con i droni, quelle, certo, cose, perché se no sali, dici scusate, vado via. Però appunto secondo me quelle lì sono le cose visionarie, e devo ringraziare Clemente Zard che ha sempre creduto che io potessi fare sia San Siro che il Circo. Io tutte le volte dico: ma no, ma sei sicuro? Te preoccupava. No, questo per dire che a giugno riparti con gli stadi. Sì, partiamo, esatto, anche lui è quello che ha voluto un tour negli stadi. E tu gli hai detto: ma sì, Clemente, sì, Clemente, esatto, cioè, cazzo, ma certo, io 56 fammi riposare. Anni. Tu non dire la tua età, Max. Dici, stare. No, esatto. Essendo gli artisti sono due gemelli diversi. Esatto. Allora, mettiamo la canzone che si intitola Discoteche Abbandonate, poi ci devi raccontare anche quando è scattato la scintilla, okay, per scrivere una canzone con un argomento come questo. E sono anni, sono 2 giorni fa.
ma poi che fretta c'era di chiudere un locale che alla fine per noi è stata una bandiera. Se vieni da queste parti già lo sai come va, che vuoi cambiare vita e cambi solo città, che fai figli bellissimi ma sbagli l'età, che non ci credi finché un sogno s'avvera. E non doveva andare così, ma se ci pensi alla fine è stato bello ballare, ballare fino a qui, in pista e dal centro del ring, e poi scappare dal sole, e poi scappare da soli. Fissa se mentre gli altri dormono si sente ancora il solito eco delle serate, delle discoteche abbandonate, e poi le insegne cadono, e poi non è più sabato, però quante figate nelle discoteche abbandonate. Da qualche bestia alle tipe più chic, chiunque almeno un'ora c'è stato, che strano effetto fa passare da lì, ora che sembra un supermercato. E tra foto perse nella libreria, fantasmi di una vecchia compagnia, quel posto che era più di casa mia, che cosa è diventato? Ma poi doveva andare così, ma se ci pensi alla fine è stato bello ballare, ballare fino a qui, in pista e dal centro del ring, e poi scappare dal sole, e poi scappare da soli. Chissà se mentre gli altri dormono si sente ancora il solito eco delle serate, delle discoteche abbandonate, e poi le insegne cadono, e poi non è più sabato, però quante figate nelle discoteche abbandonate. Vedo alle tre, pronti per un altro club, convinti che sarà il più bello dei weekend. Chissà se mentre gli altri dormono si sente ancora il solito eco delle serate, delle discoteche abbandonate, e poi le insegne cadono, e poi non è più sabato, però quante figate nelle discoteche abbandonate. Allora, facciamo un piccolo resumé. La canzone si chiama Discoteche Abbandonate. Esatto. L'idea, probabilmente, ma ce la confermerai tu, è partita da quel libro famoso di qualche anno fa, no? Esattamente. Libro fotografico, perché ero rimasto un po' ossessionato da questa cosa, da Disco Mute, si chiamava quello che ho a casa. Che non significa mute. Mute, no, è proprio che sono state, diciamo, silenziate. Bravo. E quella roba lì mi ha sempre un po' impressionato, perché vedendo quelle foto, che poi sono quelle appunto del video, cioè dà l'impressione come quando vai a vedere una civiltà ormai decaduta, no? E che per mancano soltanto, sai, le piante che si sono impolverizzate, esatto, tipo i templi del libro della Gioia, esatto. O io sono leggenda di Will Smith, esatto, il mondo quelle finito. Cose distopiche, certo, no, per cui finisce il mondo 2024, la terra dopo l'uomo, esatto. E a me la cosa che fa impressione è che dico, ma per me era ieri, cioè quando vedo questa roba, certo, da vecchio, dico, anche perché gli 883 in particolare erano molto legati alle discoteche, no? Addirittura, diciamo, poi il primo tour lo facciamo proprio nelle discoteche, cioè, alcune delle quali presenti nel video, quindi era proprio il nostro mondo, obiettivamente. Senti, tu hai diciamo il primissimo, scusate, vi permetto, perché sono stato witness. Bello, se vuoi Fiorello devi prendere anche questi due, gli 883. No, ma io... Sandy, allora, se vuoi è così, se no te la vai a prendere è una bella scuola quella. Esattamente. No, siete partiti appunto dalle fotografie del libro, però avete mandato qualcuno a fare le riprese poi nei locali? No, sono le stesse foto. Materiale abbiamo solo fatto, perché diciamo, sarebbe un editing. Sarebbe interessante sapere nel frattempo se sono ulteriormente ormai peggiorate. Qualcosa probabilmente è stato già abbattuto nel frattempo. Perché poi in effetti come le riconverti? Non è possibile. Sono posti grandi, però inadatti a qualunque altra cosa. Certo. E si paga l'IMU per la volumetria, c'è nel libro proprio anche scritto. Avevo in canna la domanda, Ilo Pezzali, anni? 15 va per i 16. Ti capisce, non direi finalmente ti capisce, perché
le canzoni tue sono proprio per tutti e sono tramandate. Sì, esatto, sono cioè, tramandate. Ma alcune in particolare, quelle magari più iconiche, però le altre magari meno. Con questo pezzo ha capito la situazione, cioè qui ha capito che lo faccio ancora di lavoro. Ecco. Tu parli la sua lingua. Esattamente, allora, una lingua più vicina per chi non lo sua. Sapesse, Ilo è il curioso nome di battesimo. Sì, voglio sapere se ha superato il trauma. No, sì, no, adesso se ne vanta anche un po', perché certo. Ilo c'è solo lui, quindi come, quando lo come chiamano... lo abbreviano? Electric Light Orchestra. No, perché lui è H-I-L-O, come la sì. capitale di... No, cos'è? Sì, una è città. Una delle città di Big Island. Esatto. No, voglio sapere, a proposito di tuo figlio 15enne/16enne, se ha già avuto qualche momento in cui gli è servito Vito, come mai? Sì, allora, lui non lo ammetterà mai, no? Non lo ammetterà mai. Cuore batti cuore. Però mi dice a volte, cioè mi ha detto una volta recentemente, o comunque ha funzionato la canzone. Vedi? Cioè, la playlist, perché lui poi ogni tanto, sai, poi fanno finta di non essere, cioè fa finta di non essere mio figlio, certe volte per non fare, no, però c'è il momento in cui quando devi giocare tutte le ultime risorse va bene. Certo, cioè. Senti, nel video, che peraltro anche la canzone non è disponibile sulle piattaforme in streaming, no, in questo esatto, momento, è alla vecchia, almeno. C'è solo il CD singolo, va in radio e c'è YouTube. Ma se YouTube. Uno volesse vedere, appunto, va YouTube, su, sì, va su sì. YouTube. Ci sono tante frasi di tanti DJ sì. che hanno ricordato un po' quell'epoca, quell'epopea. Sì. Un mio amico malizioso sostiene che qualcuno di loro sia stato aiutato. Quel tuo amico sei tu. che sia stato aiutato con la sintassi. Perché non avete fiducia, siete malevoli. Se, ma io, certo, avrei, se siamo... io avrei saputo che questa cosa si diva. Guarda, veramente, che vergogna. No, invece ha scritto tutto Mario, la sua parte è stata scritta. Ma quindi il giro che avete fatto col pullman nei giorni scorsi? No, siamo andati a vedere... Al Celebrità. Al Celebrità e al Docking, le due discoteche di Pavia, che appunto ho deciso di rivelare appunto cosa siano diventate sì. dopo. Una è diventata dei garage, sostanzialmente. Tanto ci va sotto. Esatto, certo. Quindi, perché questa è stata la destinazione d'uso. Cos'era il Celebrità? Celebrità, esatto, sono tanti dei garage che in centro storico peraltro scarseggiano e l'altra invece diciamo è rimasta anche lì garage un po' cortile, che era il Docking. Però ecco, secondo me la cosa importante è che la gente, io mi ricordo, no, negli anni, ma ve lo, insomma, sto dicendo, tutti, stiamo parlando 80, quando 90. Si diceva a un certo punto improvvisamente le discoteche erano diventate il male assoluto, no, che è perché il degrado, i giovani che fanno sì. tutte le robe, le droghe eccetera. Hanno chiuso le discoteche, il degrado è rimasto. Sì, anche forse anche peggio. Forse anche peggio. Adesso il degrado viene a casa tua di persone. Sì, esatto. Anzi, se volete saperla tutta, io quando la maggiorenne di casa mi dice io stasera vado in discoteca, tiro un sospiro di certo. sollievo, perché è un luogo altamente controllato. Esatto, c'è cioè, la security, c'è un sacco di situazioni. Uscite che... di sicurezza, cioè, sappiamo, poi essendo diventati adulti, sappiamo la burocrazia delle discoteche, che cos'è, sì, sì, certo, uscite di sicurezza, quindi lì dico... Sono sono più sicure che la vita di sì, strada. Sì. Abbiamo ancora un paio di numeri, non ho più saputo niente del film o della serie televisiva sugli serie 883. TV, allora, Sky, verso, credo, ottobre dovrebbe okay. uscire... stagione 1, ho visto i primi tre episodi, è molto carina, fa molto, perché è basata sulla storia degli 883, poi chiaramente ci sono dei voli pindarici di narrazione, ma è molto bella e oltretutto fa impressione vedersi impersonato da qualcuno, cioè un discorso sì, sì, com'è, flash, com'è quello che fa certo. te? No, è molto bravo, cioè ho avuto quasi dei momenti, poi soprattutto i capelli sono riusciti a fare, cioè nel senso, era la fase che ne avevo ancora un po' e non, c'è, sì, e non c'entra niente con quella pubblicità di Sky che abbiamo visto, cioè no, quello no, eri no, proprio no. tu, quello ero io, eri tu da era, siamo... era molto bella quando passava quella di Sky dove ci sei tu e la tua versione, la versione diciamo, sì, esatto, okay. che mia moglie, che è un'anima pura, mi chiedeva, ma quello lì è il figlio? No, sai che per un attimo sì. ci ho pensato. Sì. Cioè forse. Io volevo dire una cosa, abbiamo ancora un minuto e non me ne vorrai, Max, se parliamo delle avventure del tuo ex socio sì, Mauro. Okay. Che adesso cosa c'era fa? Una bella intervista ieri. Anche, sì, no? Ma perché fa uno spettacolo teatrale. Cos'è fa che uno fa? Spettacolo teatrale. Credo che reinterpreti un po' le canzoni dei primi anni degli 883, okay. e però ci mette in mezzo anche una sua narrazione. Cioè credo okay. che sia uno spettacolo in cui racconta Radio una Linetti, storia. Fa Radio Linetti. Non c'è più religione, vanno tutti a teatro. È pazzesca, ragazzi, pazzesca. Allora, bisogna andare negli stadi se vogliamo fare qualcosa in più. Sì, sì, no, esatto. Esatto. Quanti stadi fai quest'estate? Allora, la cosa mi coglie impreparato perché ho dei ancora momenti. Allora ti chiama Clemente, aspetta. Esatto. Va. Allora, beh, San Siro di sicuro. Esatto. San Siro. C'è un Trieste per rompere il ghiaccio subito, il 9 giugno. E poi c'è Torino, c'è Bologna, due Bologna, sì. poi c'è un Roma,
3 Milano, 31 e 2 luglio. Messina e grande chiusura a Bari, allo stadio San Nicola. A Bari, che è San Nicola storico per me. Senti, sei tu che durante questi... Ramoretti, ricordate. Durante questa intervista più volte hai tirato in ballo la tua età. Le date sono una giorno dopo dell'altra, back to back? Sì, sì, alcune sono back to Pensi back. Pensi di farcela? Sì, non dovrei morire nel frattempo. Ma poi alla fine, cioè, c'è quella roba lì dell'adrenalina, che è vera. Che ti tiene. Che ti cura, no? Cioè, sì, non ti ammali, sì, non ti viene niente. Ma finché ti diverti, stai in piedi. Poi dopo Bari... due giorni dopo crolli. Certo. Va bene, sempre bello averti con noi. È sempre un piacere. Era Max Pezzali su Radio DJ. A domani. Ciao! DJ, DJ, chiama Italia. E non ti passa la voce.